Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I finanzieri del comando provinciale di Messina stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale e reale nei confronti della figlia del noto boss messinese SS, con contestuale sequestro di due bar in centro cittadino, beni immobili e mobili per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. SS, figlio di R, fratello dello storico boss LS, poi divenuto collaboratore di giustizia, è recentemente balzato agli onori della cronaca nell'ambito dell'operazione antimafia denominata provinciale, con la quale, tra l'altro, nel decorso mese di aprile 2021, veniva disarticolata l'operatività criminale del gruppo facente capo al predetto e da quattro suoi membri storici, operante nel territorio del centro cittadino, presso il rione Ariela, meglio conosciuto come Fondo Pugliatti. In tale ambito, le indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina ed eseguite dagli specialisti del GICO della Guardia di Finanza Peloritana avevano documentato come il gruppo mafioso investigato costituisse un importante riferimento cittadino per le scommesse illecite, tanto da spuntare commissioni del 40% sugli incassi delle scommesse, forte anche di consolidati rapporti con dirigenti maltese del settore, rilevando, altresì, anche pericolose connessioni con esponenti della politica locale. Tutti i dettagli sull'operazione potrete leggerli nell'articolo pubblicato su vivicentro.it. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.